Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Prosegue in Commissione Sanità la discussione sul contrasto al gioco d'azzardo. I dettagli nel servizio di Paolo Giovagnoni. Unificate le tre proposte di legge di iniziativa consiliare, la prima di Monacelli UDC, la seconda Dottorini Italia dei Valori, la terza dei consiglieri Zaffini, De Sio, Lignani, Marchesani, Mantovani, Monni e Rosi, e il disegno di legge della Giunta per la prevenzione e il contrasto al gioco patologico. La Commissione ha inviato alla Giunta anche le osservazioni provenienti dall'Associazione Libera. Le finalità della legge che la Regione si appresta a varare sono la promozione dell'accesso consapevole e misurato al gioco per prevenire l'insorgere e la diffusione dei fenomeni di dipendenza e il contrasto al gioco d'azzardo patologico, comprendendo il trattamento terapeutico e il recupero sociale delle persone che ne sono affette e il supporto alle loro famiglie. Sarà istituito un numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, il marchio regionale No Slot per gli esercizi che rimuoveranno o sceglieranno di non installare apparecchi per il gioco lecito, con incentivazioni che prevedono la riduzione dell'aliquota IRAP. Le distanze dei locali dove si trovano apparecchi per il gioco lecito dovranno essere di almeno 500 metri da scuole, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito socio-sanitario e centri di aggregazione giovanile. Sarà vietata qualsiasi pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio di sale giochi. Sono previste sanzioni da 5.000 a 15.000 euro, nonché chiusura delle sale da gioco o sigilli agli apparecchi per chi non rispettasse le misure dettate. La situazione dell'ISRIM di Terni è difficile, ma potrebbe esserci ancora qualche spiraglio per il suo futuro. L'assessore regionale Riommi ha riferito in aula, se ne riparlerà il prossimo 16 luglio. David Mariotti Bianchi. La situazione dell'ISRIM di Terni è pesantissima, ma c'è ancora qualche spiraglio per evitare il fallimento. La regione è al fianco dei lavoratori che stanno facendo un disperato tentativo di salvare il proprio posto di lavoro. È questo il messaggio lanciato nell'aula di Palazzo Cesaroni dall'assessore allo sviluppo economico Vincenzo Riommi, che era stato chiamato ad illustrare al Consiglio lo stato dell'arte dopo la riunione del 4 luglio con i soci fondatori rimasti, Sviluppo Umbria, Provincia e Comune di Terni, e i commissari dell'Istituto di Ricerca sui Materiali Speciali. L'assessore Riommi ha ribadito che la Regione sarà al fianco di iniziative che coinvolgano gli stessi lavoratori dell'ISRIM insieme a Comune e Provincia di Terni. In questo modo speriamo di riuscire a stimolare altri soggetti privati a collaborare per salvare l'istituto prima della richiesta di fallimento, che ci auguriamo possa slittare di qualche giorno rispetto alla data prevista dell'11 luglio. Serve la collaborazione di tutti per questa sfida. Riommi ha ricordato come in queste ore si stia provando a verificare se esistono le condizioni per creare un nuovo soggetto che metta insieme i lavoratori e il sistema istituzionale dell'area ternara nel suo complesso per raccogliere l'esperienza e il progetto dell'ISRIM. Ma se non arriva una proposta di affitto del ramo di azienda qualificata, ha detto, è evidente che il destino dell'azienda è comunque segnato. Nella discussione seguita all'intervento dell'assessore sono intervenuti Damiano Stufara, Rifondazione Comunista, Gianluca Cirignoni, Lega Nord, Alfredo De Sio, Fratelli d'Italia, Raffaele Nevi, Forza Italia e Manlio Mariotti, Partito Democratico. Il Consiglio regionale ha deciso di tornare ad affrontare la vicenda nella prossima seduta, quella del 16 luglio. A Palazzo Cesaroni, audizione delle commissioni prima e terza sulla proposta di legge di iniziativa popolare circa il riordino del servizio sanitario. Ce ne parla Marco Paganini. Modificare la legge regionale 18 del 2012 sull'ordinamento del sistema sanitario regionale in modo da superare le criticità legate all'allontanamento del momento decisionale dai territori, alla gestione delle risorse centralizzata e poco trasparente. Sono queste le finalità della proposta di legge popolare presentata a Palazzo Cesaroni durante un'audizione congiunta di prima e terza commissione. Durante l'incontro i rappresentanti del comitato promotore dell'iniziativa legislativa hanno illustrato la proposta evidenziando che essa si articola in tre principali interventi.
servizi di territorio che assegnino un ruolo fondamentale e centrale al distretto sociosanitario, una declinazione compiuta del diritto all'informazione e alla partecipazione che superi l'autoreferenzialità dei tecnici, fornendo ai cittadini concrete opportunità e strumenti reali di partecipazione, conoscenza e condivisione, e infine un'assegnazione delle risorse finanziarie per la promozione e la tutela della salute in base ai bisogni derivanti dalla diversa composizione demografica ed epidemiologica nei vari distretti, dando ai cittadini che vi risiedono strumenti per concorrere a definire le priorità di intervento e valutare i risultati. A margine dell'incontro, i consiglieri Buconi, socialista, e Galanello, Partito Democratico, hanno espresso interesse per la proposta di legge popolare, valutandola un'occasione utile per una riflessione sulla riforma del 2012 e uno stimolo positivo per democratizzare i processi decisionali della programmazione sanitaria. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato il disegno di legge concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche attraverso modifiche all'accordo tra le due regioni. I piani sanitari regionali disciplineranno le modalità di raccordo tra l'Istituto e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie regionali di riferimento. La nomina del rappresentante della Regione Umbria sarà di competenza della Giunta. Al Consiglio la nomina sul controllo contabile. I consiglieri di opposizione si sono astenuti, rimarcando il fatto che l'impianto normativo di cui si è dotata l'Umbria è più restrittivo di quello delle Marche, dove è il Consiglio ad eleggere il proprio rappresentante con maggior riguardo della sovranità dell'Assemblea legislativa. Definire meglio le funzioni della consulta, valutare le associazioni sulla qualità dei servizi offerti, prevedere una funzione maggiore al Consiglio regionale. Audizione in seconda commissione sul disegno di legge della Giunta regionale, che detta nuove norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Vediamo. Definire meglio le funzioni della consulta, prevedendo il diritto di voto soltanto per le associazioni dei consumatori, anche se è comunque positiva la presenza di soggetti diversi, istituzionali, imprenditoriali, università. Valutare le associazioni sulla qualità dei servizi svolti e sulle risposte ai cittadini e non sul numero dei soci. Integrare i fondi per il consumerismo prevedendo appositi interventi per la formazione, una relazione annuale sull'attività delle associazioni al Consiglio regionale, investendolo così di una maggiore centralità. È quanto emerso dall'audizione convocata a Palazzo Cesaroni dalla seconda commissione consiliare, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, quale azione propedeutica alla discussione del disegno di legge della Giunta regionale che detta nuove norme per la tutela dei consumatori e degli utenti e che va ad integrare l'attuale disciplina dettata dalla legge 34 dell'87, che verrà quindi abrogata. Una iniziativa legislativa attraverso la quale la Regione Umbria punta sostanzialmente ad individuare strumenti a sostegno di interventi di informazione ed educazione del consumatore attraverso misure ed azioni utili ad aprire un nuovo dialogo con le stesse associazioni dei consumatori. L'auspicio della Regione è quello di trovare un rapporto stabile, costante e proficuo con il mondo associazionistico, individuando all'interno di esso interlocutori effettivamente rappresentativi mediante la creazione ed il consolidamento della Consulta, un organismo che li metta insieme e li investa del compito di rappresentare unitariamente proposte ed iniziative. Ma a differenza del passato, stando a quanto dispone attualmente il progetto legislativo, ne potranno far parte solo le associazioni senza fine di lucro con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti in Umbria, distribuiti in 5 comuni. Stessa regola per l'accesso ai contributi. Tra le novità sostanziali, la partecipazione dei cittadini al sistema di controllo di qualità dei servizi pubblici locali, prevedendo anche una conferenza dei servizi, con la partecipazione delle associazioni, degli enti locali e dei soggetti gestori dei servizi, per operare controlli e monitoraggi periodici sulla qualità, universalità ed economicità delle prestazioni dei servizi pubblici locali. Nuove opportunità ai costruttori per fornire più velocemente alloggi a canone agevolato. L'assessore Vinti in seconda commissione ha risposto ad una interrogazione di Chiacchieroni del Partito Democratico. Il servizio. Il consigliere regionale Gianfranco Chiacchieroni, Partito Democratico, ha presentato in seconda commissione un'interrogazione sull'edilizia residenziale pubblica a cui ha risposto l'assessore alle politiche abitative Stefano Vinti,
che ha accolto le modifiche proposte. Il consigliere Chiacchieroni lancia l'idea di offrire ai costruttori la possibilità di reinvestire il ricavato della trasformazione di affitti in acquisizioni da parte degli inquilini di alloggi popolari non solo per nuove costruzioni, ma anche per mettere a disposizione della regione case già esistenti, sfitte o invendute di pari metratura, così da alleviare con maggior velocità il problema dell'emergenza abitativa delle famiglie umbre. Il problema coinvolge 600.000 famiglie in tutta Italia e 5.500 famiglie in Umbria, ma le stime arrivano ad immaginare tra le 7.000 e le 10.000 famiglie aventi diritto a chiedere un alloggio entro la fine dell'anno, quando scadranno i bandi comunali che sono appena stati aperti. Nella nostra regione esistono ben 42.000 vani sfitto e invenduti, 15 sono case senza inquilini e inquilini senza case, ha detto l'assessore. L'interrogazione presentata tende a mettere in circolo più alloggi possibili e la soluzione trovata è un modo per tentare di risolvere questo problema. Ed è tutto anche per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.